Allora, lui è Raimondo e sarà il mio albero di Natale di quest'anno. Però dovete sapere che a me piacciono le cose molto tradizionali e molto classiche, e quindi quando ho scoperto che questo sarebbe stato il mio albero di Natale quest'anno, la prima reazione è stata quella di dire: ok, ne vado a comprare uno classico verde. Però poi mi sono detta: che cosa mi ha fatto Raimondo? Perché lo devo trattare così male? E quindi ho deciso che non solo Raimondo sarà il mio albero di Natale quest'anno, ma che sarà anche l'albero più carino che voi abbiate mai visto. Più carino che voi abbiate mai visto. Il Natale per me è sempre un momento pieno di emozioni contrastanti, perché dovete sapere che il mio sogno irrealizzabile, adesso vi spiego anche perché è irrealizzabile, è quello di passare un Natale riunita con tutta la mia famiglia. Cosa impossibile perché siamo sparsi per tutta l'Italia, per tutto il mondo, quindi c'è chi è avanti con l'età, non si può muovere, c'è chi ha bambini piccoli, c'è chi lavora, c'è chi vive in America, quindi è sempre molto, diciamo, difficile. E invece io mi immagino questi Natali, sapete, molto all'americana, molto da film americano, tutti riuniti in questo salone addobbato, tutti insieme a fare l'albero, con questo calore, questo sentimento di famiglia, il camino acceso, i biscotti appena fatti sul tavolo, cioè proprio mi immagino questo, per me questo è Natale. Ogni anno parto con questa intenzione, cioè ogni anno ci credo, dico: ok, vai, sì, quest'anno ce la faccio, sì, tutti insieme, tutti riuniti, tutti insieme a fare l'albero, come una vera famiglia. E poi sì, sono da sola a fare Raimondo. Vorrei lasciare a Caterina una tradizione un pochino più sentita del Natale, soprattutto della condivisione, perché per me, diciamo, per i bambini può essere veramente un paradigma il Natale, cioè ci si unisce tutti, ci si mette tutti insieme, ci si prende un momento per fare un qualcosa di bello, in questo caso addobbare la casa, fare l'albero di Natale, diciamo un qualcosa, no, che possa rendere l'ambiente in cui si vive appunto bello, di atmosfera, caldo, accogliente. E quindi sì, cioè ogni volta mi ritrovo qua da sola e dico: ma che sta a fare? Cioè, capito, delle volte mi viene proprio voglia di non farlo neanche l'albero di Natale. Non riesco a mettere le luci. E soprattutto facendo questo discorso mi è salita una botta di tristezza più unica che rara. L'altra cosa che mi immagino ogni volta per quanto riguarda il Natale è stare ai fornelli. A me piace molto cucinare, mi piace ancora di più mangiare. E quindi ogni volta dico: sì, dai, quest'anno cucino io per tutti, voglio proprio stare lì spadellare in stile vecchia signora del sud che sfama una famiglia di 842 persone. E poi invece anche lì, per praticità, la cucina è piccola, ma come fai a cucinare per tutti? Insomma, alla fine, come un po' ogni anno, prenderemo tante cose già fatte, soprattutto per quanto riguarda il primo e il secondo, cioè già fatte, ad esempio per il secondo credo che opterò per un bel pesce al sale, al forno, così almeno appunto è semplice, cioè capite l'atmosfera che mi immagino contro versus l'atmosfera che invece ho? Cioè l'atmosfera che mi immagino per il Natale è un'atmosfera molto laboriosa, è un'atmosfera in cui ognuno collabora, si sta tutti insieme, ognuno fa qualcosa, c'è questo spirito di festa. Invece ogni volta mi ritrovo appunto, no, così, ma che palle fare l'albero, vabbè dai, lo faccio io, ma il cibo, no, vabbè, ma la cucina è piccola, lascia stare, prepariamo le cose, compriamo le cose già fatte. Riuscirò a fare questo albero di Natale? Cioè, capite, capite, tutto... Come si fa? Dov'è l'atmosfera del Natale?
stiamo andando al cinema a vedere Avatar. Non vediamo l'ora di vederlo, anche se in realtà il primo ci è piaciuto, ma ci ha anche un po' annoiato. Quindi andiamo. Inquadratura orribile, capelli orribili, luce orribile. Buonasera, allora è il 24, io preparerò il cenone della vigilia, siamo in ritardo, quindi intanto procedo con mettere in forno i cannelloni. Sono stata dal parrucchiere. Sì, lo so, non si direbbe, il taglio non è neanche male, il problema è che mi hanno fatto una piega orrenda e soprattutto mi hanno messo 18 kg di lacca, quindi io per questa sera avrò i capelli orribili. Yeah! Ce ne preoccupiamo? No, c'ho talmente tante cose da fare. Questi fantastici cannelloni sono stati comprati freschi, poi congelati, questa mattina decongelati e mo se ne vanno in forno. 40 minuti. Ho deciso di farla apposta, tenterò di fare le inquadrature più brutte possibili, perché siccome già le faccio brutte, se invece io le faccio apposta, questa cosa fa il giro e diventa una generata. Ho male al collo in questa posizione. Ok, bruschette di salmone. Ben svegliata,